A Roma il ministro del bilancio e del tesoro Tambroni, che era accompagnato dal ragioniere generale dello Stato, dottor Marzano, ha presenziato alla chiusura del corso di formazione per consiglieri di terza classe in prova nella ragioneria generale dello Stato. Nel suo discorso Tambroni ha detto che i funzionari debbano servire non il governo ma lo Stato, perché i governi passano ma lo Stato resta. Nella stessa giornata il ministro Tambroni, che è stato ricevuto al suo arrivo dai sottosegretari Schiratti e Di Giovine, ha inaugurato il nuovo centro meccanografico della Ragioneria Generale dello Stato. Qui macchinari modernissimi e congegni elettronici, che per i profani hanno qualcosa di misterioso, elaborano giornalmente le migliaia e migliaia di cifre di cui è composta la complessa contabilità di un grande Stato moderno. In tal modo, in maniera tempestiva, uniforme, chiara e precisa, l'amministrazione statale può avere, senza possibilità di errori, il quadro completo di quello che in parole spicciole possiamo chiamare il suo bilancio quotidiano. Ci viene dagli Stati Uniti e precisamente dalla Florida l'ultima novità in fatto di imbarcazioni sportive. Al suo inventore, il signor John Reading, che ora con paterna fierezza dimostra le eccezionali qualità della sua creatura, è costato 3 anni di studi indefessi. Dotato di motore a reazione, il maneggevolissimo scafo può raggiungere la velocità di 200 km l'ora. Il nuovissimo mezzo nautico si chiama Salamandra, un animale cioè che si trova a suo agio sia nell'acqua che sulla terra. E il motivo di questo nome, eccolo qua. Perfettamente riuscito il collaudo effettuato nei celebri acquitrini di Cypress Garden e alla fine i soliti baci delle solite 6 belle ragazze di Miami 6. Paese che vai, miss che trovi. Qui però non ci troviamo in Cina, come potrebbe sembrare, bensì in America e precisamente nel quartiere cinese di San Francisco. Ogni anno i figli del celeste impero eleggono Miss Chinatown e dobbiamo francamente confessare che queste cino-americane non sono affatto da buttar via. Sfilano con il tradizionale abito cinese, accollatissimo, lunghissimo, ma con uno spacco laterale che lascia vedere le gambe. Gambe cinesi, ma non per questo meno apprezzabili. Vincitrice, la signorina Bully, che significa freschezza di ruscello che mormora mentre scorre vicino a un pesco in fiore in un bosco esposto a mezzogiorno di proprietà demaniale. Tra il pubblico sedevano diversi talent scout hollywoodiani in cerca di volti nuovi per il prossimo film, che sarà lanciato con lo slogan «Questa gialla non vi farà dormire». Carnevale, stagione del divertimento. C'è chi si diverte anche ballando. A Vienna il carnevale si apre con un grande ballo, naturalmente non può essere altro che il valzer. È l'epoca dei programmi spaziali. Molti sorrideranno davanti a questa scena che fa tanto vedova allegra. Ma a ognuno il suo, preferite il valzer oppure di questa roba? C'è da scegliere, da certi punti di vista l'ambiente non dispiace. Ove mancano la leggiadria, lo stile e il fascino del Grand Gala, intervengono altri argomenti che, sempre dallo stesso punto di vista, non possono non essere considerati con oculata benevolenza. Sembrano feste di giovani, ma in realtà chi si diverte di più sono i vecchietti, che, resi irriconoscibili da maschere di ogni tipo, vanno pescando nel torbido del rock and roll le mai dimenticate sensazioni della giovinezza. Per quanto possano essere bruciati, i ragazzi riescono a trovare ancora in queste danze classiche un interesse artistico e soprattutto culturale. In questi balli l'efficacia del travestimento dipende dallo spirito dell'individuo e non dalla abilissima stoffa. Questa è la teoria che, tradotta in pratica, si identifica nel soggetto in primo piano. Avete mai visto travestimento più efficace?